pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, sono qua per registrare il video tipo su sul Natale, un video tag che sta girando ultimamente, Christmas tag o Winter tag, adesso non ricordo esattamente. Christmas tag, esatto. Qua alla mia sinistra ho tutte le domande e niente, iniziamo subito. Vorrei proporvi dei video make up su dei trucchi sul Natale, così via. Ditemi se vi possono interessare. Comunque io sono molto propensa, magari una o due opzioni, una per Capodanno, una per Natale, sono molto contenta di proporvele. Niente, allora iniziamo subito. Allora, prima domanda: film di Natale che preferite? Allora, innanzitutto il film, diciamo, che preferisco di più per Natale sono tipo quei film classici, tipo Mamma, ho perso l'aereo, Mamma, sono smarrita a New York. Comunque, quelli erano i film che prediligevo di più. O anche, come si chiama, Miracolo sulla 34esima strada, una cosa del genere, cose di questo tipo. Sono film tipo natalizi, oppure quella, mi stanno venendo tutti adesso, oppure quella con la renna, Blizzard, sai, mitica, Blizzard fantastica. Comunque film tipo questi sono, diciamo, i film che mi piacciono di più, se non al solito erano quelli che guardavo spessissimo. Ora sinceramente non li sto, cioè non li guardo più perché non lo so, cioè non li guardo molto. L'anno scorso non mi ricordo se li ho guardati, però forse qualcuno sì, tipo Blizzard è quello che è il mio corazzone. 2. Colore natalizio che preferite? Colore natalizio che preferite? Diciamo che il colore di eccellenza d'eccellenza a Natale è il rosso. Però a me, cioè, il colore natalizio non so perché è il verde. Verde, rosso e bianco sono i colori che mi piacciono di più. Italia, yeah! Non lo so, verde, rosso e bianco sono i colori, non lo so, per me sembrano più natalizi. Avete mai costruito un pozzo di neve? Non di grandi dimensioni, di piccolissime dimensioni. Però ci avevo provato una volta. Allora, sinceramente è anche strano perché non nevica. Cioè, non nevica, neanche l'anno scorso nevicato, sinceramente. Però, vabbè. Potete comprare solo un regalo. A chi lo fareste? Allora, escludendo i miei genitori perché, tipo, li escludo loro. Probabilmente alla Gaia, che è la mia migliore amica, perché ovviamente se devo contare i miei genitori, dato essendo io comunque figlia unica, ovviamente lo farei ai miei genitori, però escludendoli appunto lo farei alla Gaia. Cinque, aprite i regali la vigilia o la mattina di Natale? No, io li apro la sera della vigilia, non so perché. Non so, non mi piace aprire la mattina di Natale, apro la sera della vigilia. Ma è tradizione, no? 6. Cosa amate fare durante le vacanze natalizie? Niente, un tubazzo di niente, assolutamente niente. Non voglio studiare, non voglio fare niente. Probabilmente i primi 3 giorni di Natale, essendo comunque giorni di famiglia, mi abbufferò. Si sta con la famiglia quei 3 giorni lì, mi abbufferò e passerò la mia giornata a vedere film oppure stare a letto. Gli altri giorni solitamente esco, vado a fare dei giri, così, perché comunque, cioè, stare in casa, ok, ci sono stati 3 giorni, poi gli altri giorni esco. Non mi dedico per niente allo studio, anche se si dovrebbe fare così in realtà, ma io non lo faccio, io sono controcorrente. No, dai, chi è che dedica alla fine le vacanze allo studio? Comunque, 7. Il vostro desiderio natalizio più grande? Non ho un desiderio natalizio più grande. Cioè, oddio, sì, ce l'avrei, però è molto, molto, molto personale. Quindi non mi va di dirlo qua. Altri desideri non ce ne ho perché a me va bene così. Ah no, forse dai. Per questo Natale magari farmi uscire dalla minorità con un 75.
Non mi dispiacerebbe. Anche un 70, non sotto il 70, non lo voglio vedere sotto il 70. 8, l'odore che vi ricorda di più il Natale. A me l'odore che mi ricorda di più il Natale è l'odore di cannella. Ve lo giuro, è l'odore di cannella. Infatti adesso appena vedete la Yankee Candle, che non so se la vedete, comunque manca poco, ed è la Forsyth Treats, se vi interessa, è molto buona, è molto dolce, però è molto molto buona. La prossima che mi prendo è una alla cannella, perché ho troppa voglia di cannella. Prendo le tarte, però non prendo più le jar, perché mi hanno deluso le jar. Se volete poi vi farò un video sulle Yankee Candle e vi dico che le jar mi hanno deluso. Comunque, prenderò le carte. Quindi l'odore è sicuramente l'odore di cannella, tantissimo, perché mi ricordo più che altro anche i dolci alla cannella, tipo lo strudel. Cioè, non che mi faccia impazzire, e non so se sinceramente ci sia dentro l'odore di cannella, però comunque non so, mi ricordo questo. Piatto natalizio preferito? Gli anolini. Almeno da noi si dicono anolini. In altri posti non so come si dicono. Comunque gli anolini in brodo sono un tipo di pasta rotondo. Al cui interno c'è il ripieno. Il ripieno è di carne. E sono squisiti. Cioè, io la mattina di Natale la prima cosa che c'è sono gli anolini. Cioè, non mancano mai quelli. Decima e ultima domanda. Prodotti make up must have che non possono mancare il giorno di Natale. Sinceramente io prodotti make up must have che non possono mancare il giorno di Natale non ce ne sono. Però se devo proprio dirne uno, perché comunque io di Natale non è che vado lì con la mia famiglia con un trucco della miseria. No, Natale sono in casa, sono struccata, cioè non voglio appesantire di nuovo la mia pelle. Però se devo dirne uno sono i rossetti, perché sono i classici rossetti red, che poi sono molto anche da Capodanno, sinceramente. Però vabbè, ve ne propongo due. Questo qua, il primo, è di L'Oréal Paris, ed è questo rosso qua, molto molto intenso. Vediamo se riesco a farvi uno swatchino. È un po' vecchiotto, sinceramente. È cremosino, ha un sottotono freddo, vedete? Questo qui, beh, ovvio, è l'unico swatch che c'è sulla mia mano, però questo qui è il colore, è molto molto bello, piace un sacco, ed è della linea, è il numero 509 della linea Kiss Proof Ultra Glossy. Infatti è un po', non è assolutamente matte, magari un po' diventa, cioè, matte intendo effetto velluto, perché è matte perché non ha perlescenze, così è, però è comunque glossy, non è resistentissimo. Mentre l'altro che vi propongo è questo qua di Bourjois, ed è il numero 12. Questo è il colore, come potete vedere dei bellissimi rossi. Vi faccio uno sboccino anche di questo. Questo qua è un po' diverso. Questo qua è più carico. Quello di L'Oréal è più spento, è un po' più freddo. Non so se vedete la differenza. Anche questo qua di Bourjois è... bene, ci ho fatto dentro il dito, è glossy tipo. Comunque non mi dispiace, sono proprio carini, proprio belli. E niente, mi piacciono tantissimo, quindi se devo dire un prodotto di must have che non può mancare il giorno di Natale, dico i rossetti rossi, perché comunque mi ricordano, essendo il rosso, mi ricorda il Natale, Capodanno, e quindi mi ricordano le vacanze. Altrimenti sapete che non, come ho già detto prima, non utilizzo prodotti di make up il giorno di Natale specialmente. Li utilizzo solo se devo uscire, sinceramente mi trucco, altrimenti per stare in casa sto benissimo struccata. Niente, questo qua è il Christmas tag,
vi impapero, invito ognuna di voi a rispondere a questo tale domande. Sono 10 domande, sono veloci. Ditemi un po' se appunto vi andrebbe di vedere due make-up, uno per il Natale e l'altro per Capodanno soprattutto. Poi raccontatemi un po' di cose vostre, non lo so. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e niente, vi lascio al prossimo video. Ciao pasticce!